Ultimo giro di pista di una stagione delicata, particolare, strana, in tutti i casi indimenticabile, pure grigia perché vissuta senza pubblico sugli spalti. In realtà da stasera per entrambe ne comincerà un'altra di stagione e dalla durata incerta. E come ci arrivano? Lo scopriamo tra 90 minuti dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Buonasera da Antonio Di Donna. Zona c'è Pinto, arriva il traversone sul secondo palo di Stasio. Nega a golfo la zampata Chiamaldo. Parte Curcio con il destro, palla tesa sul secondo palo, arriva di testa Germinio. Playoff dopo un avvio con tante balbuzie. Calombo vuole andare sul fondo, sta per subire il raddoppio di marcatura, mette in mezzo un pallone interessante per Curcio. Dienno sul secondo palo, esce a vuoto, il colpo di testa è il vantaggio del Foggia. Ha segnato Curcio che non esulta e i rossoneri passano in vantaggio. Rende Calombo, Izco ha difficoltà a sbrogliare la matassa in quella zona di campo, di fatto regala il pallone al Foggia con Garofalo. Ancora Curcio in area di rigore, palla sul destro, conclusione, la deviazione di D'Andrea e il Foggia che raddoppia al 20°. Che va dalla bandierina sul secondo palo, colpo di testa di Silvestri, e questa sì che è un'azione pericolosa per il Catania. Solo questione. Pinto taglia il campo, sale a sinistra Zanchi, Pinto l'ha visto, lo serve, Zanchi è bravo a tenerla in campo, va a puntare Calombo, arriva il raddoppio di Vitale, traversone sul primo palo e accorcia le distanze il Catania con il colpo di testa di golfo. Rimessa laterale, Pinto fa sfilare il pallone, conclusione, Catania a centimetri dal gol del pari. Cancella la rovesciata di Dall'Oglio, ma il Catania insiste sempre con Dall'Oglio. Altra girata di prima intenzione con il ancora Catania. Intanto Pinto chiude il triangolo con Dall'Oglio, che dal limite potrebbe calciare l'apertura su golfo. Si porta il pallone sul destro, serie di rimpalli, Albertini destro, tre uomini su di lui, lo scarico per Izco che apre proprio su Piccolo. Posizione regolare la sua, Piccolo punta Dienno, vuole il sinistro, lo prova a giro, non trova la porta, palla sul fondo, Piccolo, sta arrivando Albertini velocissimo a sovrapporsi, riceve, lato corto dell'area di rigore, traversone, colpo di testa, palla sul palo e poi pareggio del Catania, ha pareggiato ancora golfo, 2-2 al 31° della ripresa. Torna in rinvio di Galeotafiore, anticipato Ibubalde in maniera regolare, insiste il Catania che adesso ci crede, Piccolo si porta il pallone sul sinistro, pensa al tiro, lo prova in due tempi di Stasio, lontanissimo, pallone rimpallato da Silvestri, Curcio va a riprendere il pallone su Mannè, Morrone, squadre lunghe, Morrone in area di rigore, tocco fuori per Jurato, traversone verso il centro, un rimpallo, ancora Jurato, tutto buono, esterno della rete, fischio finale. Fischio finale arriva adesso, è un 2-2 che probabilmente non accontenta nessuno per quello che era